In occasione di questa tua partecipazione ai campi di volontariato, sei stato anche a Cutro, hai incontrato il sindaco, avete parlato anche di questo problema che attanaglia un po' le imprese che lavorano su a Reggio Emilia, che con questa crisi stanno passando un brutto momento. Sì, l'incontro col sindaco è stato un incontro importante perché ci conoscevamo già, le nostre due città sono anche gemellate, quindi c'è un rapporto di anni proprio dovuto al fatto che molti cittadini di Cutro, hanno le imprese, vivono a Reggio, sono stati anche importanti per lo sviluppo economico della nostra provincia. E appunto l'occasione è stata importante perché abbiamo fatto un po' il punto della situazione, molto grave, molto difficile, molto pesante, anche perché i settori che sono più toccati da questa crisi a Reggio Emilia sono il settore dell'edilizia, dei trasporti e del commercio, tutti i settori dove appunto cittadini anche che provengono da queste zone ci lavorano, per cui io la vedo una situazione che può essere recuperata ma non facilmente perché l'espansione edilizia che ha avuto la nostra provincia negli anni è stata elevata, quindi si è costruito troppo e adesso non c'è purtroppo spazio per tutti. Noi come Camera di Commercio abbiamo messo a disposizione in 5 anni del mio mandato più di 20 milioni di euro a disposizione per le imprese, 10 milioni solo sul credito, sull'internazionalizzazione, sull'innovazione, su quei settori che sono importanti per tentare un rilancio della nostra economia. È chiaro che i tempi non torneranno i tempi di prima perché, come detto prima, abbiamo costruito troppo, la nostra espansione edilizia è stata elevatissima e quindi sarà difficile. È chiaro che non bisogna mollarci, lì le istituzioni ci sono tutte, siamo tutti impegnati, anche l'altro colpo grosso è stato i concordati delle grosse cooperative, i concordati di continuità che hanno messo in difficoltà tutta la filiera che lavorava per queste grosse ditte, quindi anche su questo la Camera di Commercio assieme alla provincia hanno messo a disposizione 1 milione di euro per i confidi, che vuol dire 9 milioni di euro per intervenire sui crediti che queste imprese hanno da queste grosse cooperative che sono andate in concordato per alleviare un po' quello che è il fatto che le banche in qualche modo chiedono il rientro, chiedono i soldi, non danno finanziamenti, quindi anche questo intervento è servito ad alleviare un po' questo momento difficile. È chiaro che non è sufficiente, bisogna trovare altre strade. Passando a un'edilizia diversa, cosa che non siamo abituati a farlo, un'edilizia innovativa, un'edilizia del risparmio energetico, un'edilizia che sia non più quella di prima, quindi non ci sarà posto per tutti, però su questo noi siamo impegnati e vorrei dirlo anche ai cittadini reggiani di Cutro che hanno dalla loro parte le istituzioni, in primis la Camera di Commercio, perché comunque il nostro compito è quello di stare al fianco delle imprese, di sostenere l'economia in tutti i sensi, questo lo stiamo facendo con fatica.